Dal 3 agosto del 2019 lo stabilimento Ausonia, che è lo stabilimento dei triestini da sempre, è ridotto in queste condizioni. Guardate le nostre spalle, tutta questa ala che ovviamente insiste soprattutto sulla piscina all'aperto non è più sfruttabile per il crollo avvenuto del pontile laggiù in fondo. Sappiamo bene che questa è stata una calamità naturale, e così come sappiamo e siamo consci che chi gestisce l'Ausonia ha tra i suoi compiti la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ci rivolgiamo da una parte all'autorità portuale, con la quale abbiamo già avuto un incontro anche informale e ha già dimostrato la buona volontà per venire incontro in qualche modo a risolvere questo problema. Ci rivolgiamo in questo momento soprattutto a tutti i nostri consiglieri regionali triestini. Fra poco c'è una mini finanziaria, chiamiamola così, in regione. Facciano un emendamento, trovino i 2 milioni di euro che servono per ripristinare questo bene, che è un bene di tutti e che soprattutto ha una funzione sociale per la nostra città. Penso che Trieste sarà loro riconoscente. Per convincere tutti, anche quelli che non ci credono a questo, abbiamo lanciato una petizione online da oggi. Spero che tutti i triestini la firmino sotto il simbolo Salviamo l'Ausonia, e sono convinto che ce la faremo. Quindi la richiesta sostanzialmente è di far intervenire la Capitaneria di Porto, quindi D'Agostino, piuttosto che la Regione, anche in tempi brevi. Allora, l'autorità portuale da una parte può fare quello che può fare, certamente i bilanci dell'autorità portuale penso non possono essere sfruttati per sistemare un bene che di fatto è dato in concessione a una cooperativa che ha tra le altre mansioni anche quelle delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Secondo noi questa è comunque stato il frutto di una calamità naturale. Chi meglio della Regione può intervenire su una situazione del genere dando un finanziamento ad hoc, anche perché no, lo trasferisca all'autorità portuale se, nell'eventualità. Ecco, però dico, ci sono gli strumenti per poter far rinascere questo sito. Ci vuole la volontà, come sempre. Ora la parola passa alla sensibilità dei consiglieri regionali triestini, da parte del Presidente e della Giunta regionale, che credo in maniera assolutamente bipartisan possa far propria questa proposta.